Ed eccoci qua, tornati in questo secondo episodio, secondo gameplay. E praticamente siamo rimasti dove eravamo prima. Abbiamo preso, ok, mi sto divertendo tantissimo, non avete idea, con questo fantastico bug. Ok, a posto, torniamo alla mappa. Quindi abbiamo la nostra Toyota Supra e dobbiamo fare questa missioncina. Quindi, prima cosa è. Mi hanno tamponato. No, ma vai tranquillo, cioè. Ok. Quindi avviamo il camino. Possiamo avviarlo da. Sì, ok. Ok, facciamo quindi qualche fotina. Andiamo in mostra le nostre doti da Oh, you're the fotografi. driver everyone talks about. Sì, Haley's che è asked for pictures of Carmenzita. all the cars at the festival. It's called Delle ombre Horizon strane in Bromo, faccia, and obviously Carmenzita. we want action shots, fast ones. I can do fast. Pigrata. Let's go. Ok, quindi ci hanno Horizon dato Bromo, questa you just Jeep need to take a picture of your ignorante. car, but it'll look better with a little drama. Il Let's Rubicon, head into the storm and find the dall'ignorante. perfect location. Adesso se non parte in terza sarebbe buono. Ecco che entriamo nel dentro della tempesta di sabbia, ragazzuoli. Vai qua? Ok. Andiamo a provarlo fuori Some people strada. believe mysterious things happen in storms like these. There's even a story of an explorer who got lost in a storm and only Vedere found un her way out attimo when she found a interno. huge statue near the Ah, ma coast. c'è lei, It's just ehi. a legend, of course, but Ciao. want to see it when you find it? Abbiamo un I'll passeggero, take quindi. any excuse to drive this car through the heart of a storm. Ho aggiustato un pochino i settaggi del volante, devo dire che qualcosina è migliorato rispetto al Forza Horizon 4, eh. Eh sì, con il Rubicon qua prendiamo sovrano, assolutamente, ignorantissimo, guardatelo, guardate qua. Oh, ho perso un po' il controllo. Tagliamo un po' queste piante, li sboschiamo. Ok, ora sicuramente ci dirà che il controller si è scollegato. Sono quasi, eccolo, eccolo, fantastico, veramente. Mi sa che dalle prossime partite giocherò assolutamente con il pad. Comunque facciamo questa foto, quindi con il nostro Rubicon. Direi di fare, come si fa ad uscire? Ok, facciamola così. Perfetto, quindi abbiamo fatto la nostra foto challenge. Salviamo la foto e poi andiamo in salve. Sì, non l'abbiamo scollegato il controller. Rubicone. Ok, vai. È veramente odioso. Ok. Perfetto, salviamo il nostro Rubicone. Sì, vai, 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 condividi, condividi, dai, 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 muoversi, 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 grazie. Usciamo e abbiamo completato quindi questa missioncina. Allora, ho This is incredible, spostato, the sì, photos look great, di but there aren't qua in supposed to be any alto, statues questa like that telecamera. near here.
Spero che sia migliore, così non copra nulla. Non mi piace molto come posizionamento, però non copre nient'altro. Quindi. Ma sì, ma certo, andiamo a caccia di tesori. Wow, foto scattate in 2 minuti e 05. Ci prendono anche il tempo. Incredibile. We've kicked off a whole bunch of new events, so it's time for you to get out there and show us what a superstar can do. Everything you do earns you accolades. Think of them as mini challenges that cover races, stunts, exploration, everything. If you earn enough accolades, we'll be able to expand and kick off the next chapter of the Horizon adventure. So, Perfetto. what do you want to do first? Perfetto, perfetto, perfetto. Quindi direi che prima avevamo questa, che è una corsa normale. Qui abbiamo i classici eventi, quindi classici autovelox, accelerazione. Questa che cos'è? Linea di partenza esploratore. Forse questa è una modalità nuova. Qui abbiamo il classico segnale di pericolo, quindi un bel salto. E poi abbiamo i circuiti, quindi circuiti chiusi e cross country, quindi abbiamo, diciamo, molto simile, gara sprint, gara fuoristrada, diciamo, molto simile chiaramente con i cactus, dato che siamo in Messico. So, io proverei ad andare a fare un circuitino I could go for some racing. e vediamo un po' che succede con la nostra Supra. Penso che andrà modificata, eh. Mamma mia ragazzi, guardate che paesaggio, guardate che spettacolo. Mi voglio fermare un attimo. Veramente spettacolare, ragazzi. Ma sto cercando di registrare al massimo della qualità. Purtroppo qualcosina andrà comunque persa su YouTube. Ma ehi, abbiamo i classici cartelli anche, vedo. Sui rumori e sui suoni delle auto hanno fatto davvero un ottimo lavoro. E lo dico perché lo ascoltate tutte. No, non è vero. Però quindi è una delle cose che vorrei provare. Però andiamo a fare prima qualche gara e vinciamo qualche soldo, se no facciamo un po' di dindi, qui è un po' un problema. Questa cosa è veramente odiosa. Ok, quindi ancora non abbiamo sbloccato comunque il multiplayer. Credo che si sblocchi dopo un po' a questo punto. Ok, nuova auto da collezioni. Ci hanno dato dal centenario che avevo già. Infatti, ecco, queste sono le auto di cui parlavo prima. Perché avendo Forza Horizon 4 dovrebbe avermi regalato alcune auto che già avevo. Questa è la centenario. E prendiamola, dai. Prendiamo la centenario, via. Andiamo subito di Lambo. Che spettacolo. Ok, abbiamo la gara. Bella, bella. Nera carbonio e gialla, no, spettacolo. Perché mi parte in terza? Prendo un attimo di mestichezza, lo sapete. La visuale era un po' troppo wide. E su questo monitor, ancora più ultra wide. Spero vi piaccia il fatto che registro in. Oh! Facciamo rail riding. Il fatto che registro in ultra wide. Fatemi sapere se vi piace o se preferite magari il 4K della TV. Purtroppo ho un po' di difficoltà da registrare lì, più che altro perché non so dove posizionare la webcam. Però se mi dite che preferite più quel formato. Ritorno ai classici 16 noni. Stiamo scarseggiando, eh? Vai via Lambo, dai. Vai
Fagli vedere. Ehi. Abbiamo tre giri, dobbiamo recuperare. Ok. Mamma mia, va a dritto, va letteralmente a dritto. Lo sterzo e via. Score passivo sull'esterno. Ai ai ai, si impenna. Vai, 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 esterno, cattivissimo. Sul brecciotto, tanto che ci importa della macchina. Lambo contro Lambo. Scalato un po' troppo. Visto partire un pistone. Ce l'abbiamo fatta. Secondi. Secondi. Ai 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 ai. Ragazzi, devo prenderci un po' la mano sul sistema di guida, purtroppo. Vabbè, dai, comunque sia sul podio, nel Lambo. Tutti vestiti uguali siamo. Sul 4 avevo certi abbigliamenti, se ci sono anche qui. Ah, la nostra ruota della fortuna, anche qua. Vai, 70.000 crediti, vai, 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 vai. Ritiriamo che ci modifichiamo subito là sopra. Hayley, how was that? Not bad. You'll find all the latest Horizon events on your map. Go explore. Terza. Rirommiamo un pochino, vedete se è il classico cartello XP che hanno ovviamente messo lì sotto. Ma sì, ci buttiamo, ma sì. Ah, ma sembrano dei Lego. Ma sì, è atterraggio perfetto, direi. Andiamo un po' più di rincorsa, che così, ecco. Oh, ecco, perfetto. Sì, sì, hanno rivisitato un pochino. Ehi, amico! Discovering already, are you? That was an XP board. The Horizon team have hidden them all over Mexico. Ci sono delle palme. There's plenty more to be discovered if you're feeling adventurous. Se possiamo buttarle giù, sì, sì, assolutamente. Copiamo le palme. Ok, giro della ruota della fortuna. Quindi. Ok, eccoli qua. Quindi Forza Horizon 3, Forza Horizon 4. In realtà io Forza Horizon 3 non ce l'ho mai avuto. Però. Ok, grazie. Non mi lamento, non è che la do indietro. Tranquillo. Collezione auto, quindi. Hey, mio amico. These are all the cars you've ever owned. There are some gaps in your collection, though. You should do something about that. Allora, abbiamo centri messaggi. Io volevo che altro. Auto in regalo, che era corvetta, quindi. Dove hanno messa la ruota della fortuna? Su ruota della fortuna. Non hanno messo un indicatore. Ah, è quella di prima che ho tirato prima già in automatico. Questa zona velocità. Speed zones. Stay on the road and floor it all the way through. Stanno quei coni in mezzo.
Abbiamo fatto 216, vediamo. Ah, 2 stelle, vabbè. Dobbiamo modificare un po' queste auto. Andiamo a vedere. No, la mappa, grazie, ecco. Andiamo a vedere un po' che ci aspetta. Io direi di... Qui avevamo questa, l'abbiamo già fatta. Credo che dobbiamo fare un po' di cose. Facciamo qualche altra gara, vediamo un po' come vanno. Io direi di fare questa. Turn around when it is safe to do so. Intanto riproviamo questa zona velocità. Di qua finisce molto male. Turn right. Vediamo un po' gli interni. Ecco, la visuale non è che mi intrighi molto. Gli interni sono fatti bene, però, eh. Considerate che attualmente è in ray tracing, eh. Sì, gli interni sono fatti bene. Non mi piace questo scatto che ha sulla visuale esterna, però vabbè. Ecco, anche il vetro rotto non è il massimo, eh. Considerate che lo sto mandando ad ultra, quindi più di così attualmente non si può, eh. Lo so, sono critico, però d'altronde, ragazzi. You have arrived at your destination. Ok, questo è il pulsante, non cerchiamo il pulsante, non lo troviamo. Ok, dai, proviamo questa gara, vediamo un po'. Vabbè, consigliato ci consiglia tutto, quindi praticamente è utile. Dobbiamo usare la senna, eh. Io userei la senna, dai. È un circuito, sì, proviamo la senna, vediamo un po' come se la cava. Bella. La ruggine su quei dischi. Mi parte in terza, non ha senso. Mamma mia, Microsoft, quando è che imparerai a rilasciare giochi stabili? Mi è piaciuto l'alettone che si alza della Senna, è fantastico. Ma è abbastanza inguidabile. C'è questa cosa che è arrivata a 180 gradi, non gira più sul gioco, non mi è mai piaciuta neanche del quadro, però del resto è un arcade, quindi... Magari se scaliamo. Andiamo aggressivi. Ah, tornano aggressivi anche loro, signori. Ci provano, spintonano. Erlollo 6458. Allora, stavo notando adesso che sono i nomi dei miei amici. Sì, assolutamente, sono i nomi dei miei amici, anche se in realtà sono bot, quindi si ripete la storia del 4. Oh, 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 oh. Mamma mia. Tende a prendere un po' troppo via questa McLaren.
Però un'accelerazione mostruosa rispetto alla centenaria di prima. Sorpassone. Eccolo. Si inserisce. Cerchiamo di giocare un po' più pulito adesso. Siamo in testa. Allora, prime impressioni dopo, boh, sarà un'ora e mezzo di gioco. Come stile di guida c'è ancora molto dell'arcade, però hanno migliorato, devo dire, nel complesso rispetto a Forza 4. Direi ci può stare, purtroppo è... Come si fa a far uscire un gioco nel 2022, praticamente, che non supporta completamente il G923, che è uno dei volanti più usati assieme al G29? Non capisco, però vabbè, tralasciamo. E abbiamo vinto. Tutte belle auto, direi. Non lo so, ragazzi, io andrei a modificare un pochino la McLaren. La nostra Supra, vediamo se possiamo, se c'è il trucchetto per andare al festival. No, c'è sull'altro, il mio Horizon, vai a casa, personalizza il personaggio. Ecco, sì, ok, quindi ci trasporta al festival gratuitamente come sul 4. Il personaggio non lo voglio personalizzare, però le mie auto direi di sì. Facciamo una personalizzazione selvaggia. Stare a bordo, che dobbiamo per forza salire a bordo. Ok. Looking to upgrade your ride? You've come to the right place. Let me show you around. Abbiamo 122.000 crediti, quindi vediamo un po', personalizzare. Potenziamento set a performance target, I'll choose the parts and do all the work myself. Garantizado. Ok, quindi ci danno la classe prestazioni, vabbè, sì. Belli questi body kit. Oh, avete sentito? Ah, una goduria per le orecchie. Una goduria per le orecchie, ve la faccio sentire meglio, eh? Sì, va bene. Capite? Ah! Spettacolo! Spettacolo, veramente. Eccoci qua, quindi direi che sì, abbiamo capito che tanto sei... stupido come gioco, quindi noi andiamo avanti per i fatti nostri. Ma certo che lo personalizziamo, la pistola un po'. Right here. Mi conviene prima. If you want to change out your entire engine, we do that here. Probabilmente. Non abbiamo abbastanza soldi. Forse sulle prestazioni per mettergli il V12 dobbiamo aspettare un attimino. Sull'assetto, qualcosina, 10.000 crediti. Beh, però gli diamo la trazione integrale, così invece che posteriore. Qui cos'è? Questo è l'assetto. Sì, è l'assetto. Kit carrozzeria? No, kit carrozzeria, ok. Scusate, io voglio... If you want to change your aerodynamics, it's all here. Beh, si fa risotto tanta roba. E rimetterei questo. Mi piace più quello stock. Vabbè, lasciamo io questo. Andiamo sull'alettone. Qui possiamo fare quel... Mamma mia, bello ignorante questo. Bello ignorante. Bello ignorante. Anche se, vediamo un po'. Forse questo è quello che si addice meglio. Anche questo non è niente male. Mi piace più questo. Mettiamo io questo. Poi
Però io lascerei lo stock, ragazzi. Stock c'ha i fari molto più belli. No, io lascio lo stock. Minigun, abbiamo già installato il kit. Quindi non ci sono grandi personalizzazioni Tires? Oh, per la we have Supra. tires, my friend. Già distanziato. I cerchi. Ma direi che i suoi vanno più che bene. Allarghiamo. Abbiamo i 315, io direi di sì. Direi che 315 ce li mettiamo anche davanti. 285. Come mescola direi di lasciare, però lasciamo le sue, poi dopo la cambieremo quando avremo qualche dindarello in più. Sì, qui ci vorrebbe veramente qualche soldo in più, però. Modifichi, no, io l'ho già fatta. Vediamo quanto ci viene sul carrello, 13.000 per ora. Ce la porta ad S1, sì. L'abbiamo già installato. Le valvole, cambiamogli le valvole, ci dà qualcosina in più, eh. Siamo quasi a 800 kW. Sì, vabbè, qui è chiaramente andiamo a aumentare la cilindrata, quindi. Ok, cambiamo pistone, vediamo turbina, siamo già a 20. Ah, che spettacolo, è certo che la mettiamo. È certo. Intercooler. Ci vuole anche un buon raffreddamento adeguato. Il volano, direi che qui ci siamo. Installiamo Do you want to assetto. continue working, or shall we get these Vai. installed? Ok, volevo fare più che altro una cosa. If you want to Design repaint e your ride, vernici. you're in the right place. Vediamo se c'è già qualcosina online. Editor. Ok, carine le animazioni. Vernicia. Trova nuovi design. Ecco, vediamo se qualche ragazzo ha fatto un bel design. Anche se la Supra la lascerei abbastanza stock. Non farei grandi. Mi piace così e basta. Che sia arancione e nera è molto bella. Proviamolo un po'. Tanta roba, eh. Sì, eh. Sì, non volevo. Sbagliato. Sì, ok. Roba, questo arancione mi piace. Guardate che riflessi. Se due striscette io ce l'avrei quasi messa, però niente male. Andiamo a provarla un po', vediamo un po' sulla mappa cosa c'è di bello qua vicino. Facciamo un'ultima gara, direi, e poi vado a fare qualche garettina io e la storia ce la vediamo più là insieme. Si sente già, eh. Guardate belli che sono questi fari, mi garbano un sacco, guardate belli. È già un'altra auto. Oh, sentite? Che sound, eh?
cazzo. Eccola qua. Turn around when it is safe to do so. Allora, abbassi un po' il 2, però. I timpani. Che è successo? In 200 meters, turn right. Turn left. Anche le gomme. Ah, ecco qua, vai. Partecipiamo all'evento e io lo farei con la Supra, ragazzi. Sì, 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 assolutamente. Andiamo a farlo con la Supra. Poi ora piano piano imposterò anche il nostro freno a mano. O cambio in realtà, perché per ora l'ho lasciato così. Ma questo probabilmente lo utilizzerò solo nel free roaming, perché per giocare sentite che spettacolo. Per giocare così, per gareggiare, diventa troppo difficile. Perlomeno ora all'inizio, che devo abituarmi. No, 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 che retromarcia, no! Era abituato che partiva in terza, ora in prima. Va dritto, la nostra amica. Pedala anche, però, eh. Ah, va dritto. Dobbiamo rivedere un po' l'assetto. Oh, ruote. Ah, ben riavvolgi, qui ci vuole. Devo imparare a controllarla in derapata. Vediamo un po' se riusciamo. Ok, più o meno, un po' ciombato il retro, però. Niente. È difficile, ragazzi, devo abituarmi. Poi con il volante, ve l'ho detto, io non... su questo gioco siamo striscio muro, abbiamo perso le portanza. Non gira. Andiamo a rivedere qualcosina su questo assetto. In potenza ci siamo, ma come aderenza è come sterzata. Io devo anticipare un pochino io con lei. Vediamo la scia. E se passa in esterno? Non ce l'ho fatta. Ho provato, ma vediamo se è così. Ok, pian piano ci prendo di mestichezza. Niente, utilizzeremo i riavvolgi finché non riuscirò.
pusha muro. Almeno ce l'abbiamo fatta con 45 riavvolgi, però. Dettagli. Che capelli. Abbiamo raggiunto un nuovo livello. Ruota della fortuna. Vestito? No, vai, vai, vai. We're tracking well towards our first adventure. Keep going, we're all cheering for you. Ok, quindi. Thanks, Hayley. Direi che allora fondamentalmente non abbiamo grandi cose. Credo che devo. Oh, abbiamo un Horizon Arcade. Minigiochi, ok, quindi non ce la faccio nemmeno ad arrivarci in realtà. Oddio, io lo imposto, poi vediamo un po'. Mentre vado là, io vi parlo. E volevo dirvi che spero che anche questo episodio vi sia piaciuto, dice il nostro aereo. Andrò avanti un po' nella storia, voglio dire, andrò avanti facendo qualche gara, salendo di livello, finché poi sulla storia non potrò andare avanti, quindi altrimenti rischio di farvi roba ripetitiva. Per le modifiche anche lì ho bisogno di un po' di soldi, quindi mi salterò probabilmente qualche parte nei prossimi video. E niente, a 8 marce anche là sopra. Direi che possiamo finire così. Ciao a tutti ragazzi, la super grafica. Is that a Supra?